E la politica? La politica, io credo che la politica si fa in tanti modi, cioè nel senso io la facevo già prima di essere parlamentare, perché ho iniziato a 15 anni, per 15 anni l'ho fatta da anche la consigliere comunale, perché sono stato consigliere comunale a Salerno molto giovane, quindi fui uno dei primi che fece la famosa pedonalizzazione di Salerno, il depuratore, quindi insomma un po' di cose da verde, da fondatore dei Verdi l'ho sempre fatte. E io credo che io sto continuando a fare politica in termini, diciamo, non istituzionali, cioè nel senso che io oggi aiutare le realtà del solare, evitare che vengano, come dire, distrutte le realizzazioni fatte, oppure aiutare gli agriturismi, insegnare, come faccio da 4 anni all'università in Bicocca a Milano, ecoturismo e politiche dell'ambiente alla magistratura del turismo, e dall'anno prossimo, dal 2013, anche a Roma a Tor Vergata, secondo me è una cosa, come dire, bella per uno che ha fatto il ministro, nel senso che un po' in stile quasi anglosassone, direi, anche se so che è strano forse, uno che ha avuto, come dire, la circostanza di vivere a livello nazionale e internazionale, perché ho fatto molte conferenze internazionali, ho presieduto l'OCSE. Hai delle esperienze da passare, ovvio. È giusto che tu trasmetti, aiuti, crei, costruisci. Poi è chiaro che la fondazione che ho fatto, che è una fondazione povera, perché è fatta con Gianfranco Amendola, che è il capo della procura di Civitavecchia, con persone fisiche, non ho chiesto, uno non l'ho fatta quando ero ministro, quindi non l'ho fatta quando potevo usare il potere per farmi finanziare. Due, l'ho fatta senza fondi, ma con risorse. Qualcuno potrebbe pensare. Risorse molto. E no, perché adesso anche le fondazioni sono state un po' sputtanate, perché quella ha avuto spesso i soldi da Finmeccanica. L'elefante del partito lo metto nella fondazione. E quelli, capito? Cioè, io in realtà ho fatto una cosa molto modesta in collaborazione con Jeremy Rifkin e con tutto il lavoro sulla terza rivoluzione industriale, e sto lavorando a costruire eventi. Ho fatto una mostra sui parchi nazionali che ha patronato il Presidente della Repubblica e sta girando, per esempio, in tutti gli NH Hotel, perché NH Hotel si è, come dire, schierata come grande catena sulla sostenibilità ambientale. Io li ho conosciuti perché ho avuto un premio da Jeremy Rifkin come politico, tra virgolette, dedito alla terza rivoluzione industriale, e l'altro premiato nel comparto, diciamo, impresa era l'amministratore legato di NH. E adesso, per esempio, questa mostra che io faccio, che cerca di aiutare i parchi italiani, che è un altro mio pallino da sempre, perché ho sostenuto i parchi nazionali, ho cercato di approvarne di nuovi, e chiaramente io faccio, tra virgolette, politica, e sostengo anche magari singoli assessori, consiglieri, ho fatto campagna elettorale, in pochi casi, devo dire, ma di persone, di gruppi che ritenevo validi e coraggiosi. Quindi, poi, se invece mi si dice il mio obiettivo è ritornare... In un momento in Italia ci sono diverse elezioni da fare nei prossimi 8 mesi, insomma. Quindi... Io onestamente in questo momento ritengo che posso dare meglio un contributo, un sostegno ad iniziative specifiche, a meno che non nascono cose assolutamente, come dire, entusiasmanti e nuove. Io ritengo che in questo momento sto lavorando, facendo cose importanti, e non mi ritengo, francamente, in questa fase politica abbastanza convinto. Quindi non in un momento in cui tutti qui si stanno facendo il proprio partito, insomma, non è... Io devo dire, io continuo a essere iscritto ai Verdi, anche se i Verdi sono più o meno un po' semi estinti, perché purtroppo, come dire, sono stati travolti un po' tutti i partiti tradizionali, più grandi, ma non più piccoli. Non solo in Italia, insomma. Non solo in Italia, sì, c'è stato c'è uno sconvolgimento. Devo anche dire che si faceva riferimento a Grillo, io sono uno che ho un... È stato trattato molto bene da Grillo, devo dire che quello mi ha sempre difeso. Questo mi dà un altro aggancio per andare oltre.